l'assessore Di Brizio, per cortesia, generazione sul punto, grazie. Prego. Per quanto riguarda il punto dell'ordine del giorno, è stata fatta richiesta in data 3 febbraio 2011 dal signor Zulli di Colle Gianluca a questo comune la possibilità di acquisire una porzione di area di proprietà comunale che è posta tra via Paolo Urbino e via della Penna, a ridosso tra le abitazioni insistenti su via Paolo Urbino e il muro di contenimento via della, tra le abitazioni di via della Penna e il muro di contenimento di via Paolo Urbino. Dagli accertamenti fatti dall'ufficio tecnico, il terreno risulta di come bene disponibile del comune di Guardia Greve e inserite quali classificate nella perizia dell'avvocato Sandro Pasquali, per cui è il nostro bene disponibilità e possiamo cedere al richiedente. È stato fatto emendamento a questo ordine del giorno per fare in modo che si possa avviare tutto il procedimento declaratorio di sclassificazione detto terreno, quindi tutta la procedura che viene fatta chiedendo il parere anche alla Regione. L'ufficio tecnico ha predisposto la perizia di stima del terreno in questione, di cui una parte già antropizzata, quindi con una parte fabbricata già realizzata in epoca remota sopra, una parte libera, e la somma stimata dall'ufficio tecnico per la cessione di questo bene ammonta a 6.400 euro per l'intera superficie pari a 29.06 metri quadri. Quindi si propone di cedere 29.06 metri quadri. Si propone di autorizzare la direzione della porzione di area, così come detto in premessa, al signor Zulli Nicola Giannetti. Grazie. Chi chiede la parola? Consigliere di Crescenzo Giannetti. Sì, io vi chiederei per la prossima volta se potete completare questo tipo di delibere con la relazione tecnica di stima e una planimetria. Perché no, non ci sono, quindi se per favore per la... alle 15 e il consiglio c'è la sera alle 6 e mezza, ma io non ho il tempo materiale per fare una cosa simile. Se per fare una fotocopia, se fosse possibile, in un altro caso, una semplice almeno una fotocopia, o almeno uno per gruppo consigliare, non lo so, anche perché in meno di 24 ore tutto questo approfondimento sinceramente ci rimane un po' complicato. Un poco tempo capito, prendi il microfono. Capito con la prego. Allora, io ho parlato con la dipendente che cura praticamente la predisposizione degli atti, la consegna degli atti ai consiglieri, e lei mi ha detto che è tenuta a fotocopiare soltanto la proposta di delibera, mentre tutta la documentazione prevista che sta all'interno del fascicolo è a disposizione dei consiglieri, ma lei non fa queste fotocopie perché altrimenti dovrebbe fotocopiare così tanti atti da consegnare con i singoli consiglieri un carteggio enorme. Tutto qua, questo è quello che mi è stato riferito. No, non diciamo tutto quello, soltanto veramente la fotocopia della planimetria. Forse in queste classi sì, la cioè sono solo due paginette, anche se perché... fosse in generale come dice Carino, ma in questi casi sì, però perché con 24 ore è possibile poi venire il fascicolo eccetera. E poi volevo chiedere soltanto una cosa, se questa delibera è per una sanatoria, un condono, perché io vedo che su questa stessa particella, comunque la stessa persona che non ti conosco tra l'altro, c'è anche un procedimento sanzionatorio, preoccupazione in debito, ma forse solo lui, quindi se ha valore anche di sanatoria o di condono, perché ha il sapore di una sanatoria. Eh,
Per quanto riguarda la sua domanda, poi l'architetto Grandimarte presente può rispondere, ha in corso una pratica di sanatoria per l'immobile realizzato in epoca remota, ma quella ha una procedura a sé per quanto riguarda la parte urbanistica. Per quanto riguarda la parte del patrimonio, ha richiesto il terreno, sì, si andrà a sanare soltanto quello che è una parte antropizzata con fabbricato sopra, si andrà a cedere, ma anche la restante parte libera. Allora, il Consiglio Comunale oggi si deve occupare soltanto della gestione del terreno e non di altro. Ovviamente io ho inserito nella proposta di delibera, ho fatto rilevare che c'è un procedimento amministrativo in corso legato all'accertamento di una situazione sicuramente abusiva, e peraltro c'è anche una sentenza già da parte del giudice ordinario, io sono a conoscenza di questo, perciò ne informo il Consiglio, che prevede la demolizione di una parte di ciò che è stato realizzato. Però in ordine a questo aspetto il Consiglio Comunale oggi non assume alcun provvedimento, quindi diciamo all'ordine del giorno c'è soltanto il provvedimento relativo alla alienazione di questa piccola porzione di terreno. Con questo non si va a sanare nessun tipo di situazione edilizia oggi esistente. Bene, consigliere Dal Pozzo, prego. Grazie. Allora, prendo atto dalla lettura della nuova proposta che praticamente l'esito della discussione che abbiamo avuto con il Presidente del Consiglio Comunale e il dirigente è stato quello di praticamente adeguare anche questa proposta alle procedure che erano state adottate precedentemente. D'altra parte, se così non si fosse fatto, si sarebbe posto anche un problema di disparità di trattamento rispetto, vi ricordo, alla proposta di delibera che avvenne al Consiglio Comunale a luglio, quando probabilmente per un errore si proponeva l'alienazione di una particella che era ancora in corso di sclassificazione, e oggi noi abbiamo la determina del dirigente del relativo servizio della regione. Volevo rappresentare che io personalmente ritengo, anche dalla lettura della norma che peraltro non è neanche poi tanto chiara, tant'è vero che non è chiara, che insomma, è stato oggetto anche di un giudizio nel 1991 davanti alla Corte Costituzionale che l'ha ritenuta legittima, quindi comunque ritengo che questa sia la procedura da attivare. Detto questo, però, nel corpo della delibera, probabilmente per una correttezza anche formale sarebbe forse il caso di separare gli atti, le decisioni, nel senso che una volta deciso che per procedere all'alienazione è necessaria la sclassificazione secondo la procedura che abbiamo visto, ad esempio dire che dare atto della porzione di area eccetera appartiene al patrimonio disponibile senza che vi sia stata la preventiva declaratoria di sclassificazione, e poi dire di autorizzare l'alienazione quando magari prima si dice che l'alienazione è subordinata alla definizione della procedura di sclassificazione, probabilmente pone dei problemi di coerenza proprio nel testo della delibera, perché ovviamente abbiamo capito che è chiaro che bisogna prima aspettare il provvedimento della regione e poi procedere, e quindi magari opportuno la parte della relativa proprio all'alienazione stracciarla, perché tanto comunque ci dovrebbe essere un atto successivo. E poi una questione che io volevo porre è quella relativa al tema della valutazione, perché se io leggo, questo lo uso come termine di paragone ma neanche delle altre, comunque la determina da ultimo adottata dal servizio competente della regione su quelle famose terre richieste per la sclassificazione di anni fa,
ci dice che la valutazione dell'area deve essere fatta secondo le previsioni degli articoli 1 e 2 della legge 68 del 99. Ora, premesso che diciamo, su questa materia io non diciamo, confesso di non avere nessuna competenza, però diciamo, credo di, insomma, leggendo la norma, in particolare l'articolo 2, allora, se è vero che nel primo comma si parla dei valori agricoli medi, però andando giù dal comma 5 si considera anche l'ipotesi di beni oggetto di edificazione che abbiano irreversibilmente perduto, eccetera, eccetera, quindi facendo riferimento proprio alla definizione di terra di area da sclassificare. Quindi diciamo, su questo punto pongo il problema se la valutazione che è stata già fatta e che è allegata e che io mi sono procurato diciamo, quando gli atti non erano ancora pronti ad onore del vero e per diciamo, giustificare anche la rimostranza del capogruppo, mi sembra che non ci sia riferimento a queste norme. Io insomma però su questa cosa faccio una domanda, se dobbiamo prestare fede all'impostazione che dà la Regione, e credo che lo faccia anche sulla base della circolare approvata dal Consiglio regionale che disciplina diciamo, questa procedura, probabilmente questo è il criterio. Ovviamente nessuno qua vuole massimizzare i profitti a spese di chi deve acquistare, ma semplicemente si fa un discorso di applicazione delle norme. Quindi io penso e propongo che, diciamo, a parte questo discorso della valutazione che magari si pone in un momento successivo, anche per una questione, ripeto, di coerenza del testo, sia opportuno diciamo, stracciare la parte dove si dice si dà atto che fa parte del patrimonio disponibile. Questo in realtà noi non lo possiamo ancora dire perché la sclassificazione non è stata ancora dichiarata, e poi anche le parti successive. Quindi questo magari ragionate su questo problema. E poi, visto che siamo in argomento, chiedo licenza al Presidente di chiedere al Sindaco magari una risposta meno diciamo sibillina di quella che mi ha dato all'interrogazione sulla questione dell'ospedale, perché ribadisco, io sono convinto che voglio credere non vorrei avere nessun motivo per pensare il contrario, che l'amministrazione agisce per l'interesse, per la migliore e più vantaggiosa soluzione possibile per il nostro comune. Però quando si fa riferimento diciamo, alla decisione che si deve adottare in merito in rapporto agli intenti della ASL, la cosa mi preoccupa un po', perché io ritengo che gli interessi della ASL anche in questo caso siano diciamo, parzialmente difformi, diversi rispetto a quelli del comune. Quindi magari diciamo, non lo so, se il Presidente consente la risposta, se no ho comunque interrogato per iscritto, quindi attendo la risposta. Direi che forse è il caso di concludere prima il testo della delibera, perché se non lo divaghiamo. Allora, per quanto riguarda la stima, adesso il dirigente ci può spiegare il sistema che ha adottato e il metodo. Prima della stima, o posticipare? Segretario. Intanto Camillo potrebbe rispondere sul metodo di stima utilizzato, che peraltro ci ha già accennato oggi pomeriggio. Prego. Sì, allora, per quanto riguarda la metodologia di stima, io non ho tenuto conto della norma relativa alla legge regionale richiamata dal consigliere Dal Pozzo, perché ritengo che quella norma si applichi, e quindi quella metodologia di calcolo si applichi solo ed esclusivamente ai terreni di uso civico. Questo terreno qui, unitamente a tutta la massa di terreni che l'Avvocato Pasquali quantifica in all'incirca 20 ettari di terreno, essendo questi terreni di per sé già approvvigionati, quindi sclassificati, non sono da considerarsi terreni demaniali civici. Pertanto, essendo un bene di natura patrimoniale, io ho eseguito una stima solo come se su questo terreno non esistesse la demanialità, e quindi non ho attivato quella particolare procedura. Ho eseguito una stima di un bene immobile, così come normalmente viene eseguito
in linea generale, determinando il valore di quello che è possibile costruire su questo terreno e applicando poi, esatto, e applicando poi dei parametri correttivi, perché effettivamente non c'è un fabbricato costruito, né tantomeno questo signore oggi dispone di un permesso a costruire oppure di una denuncia di inizio attività che lo autorizzi a quel tipo di costruzione. Quindi la metodologia di stima generale dispone che si determini il maggior valore possibile realizzabile su questo terreno e a questo valore si applicano poi dei coefficienti e dei parametri di abbattimento. In merito all'assessore, prego, in merito al deliberato della delibera, gli altri sono già stati predisposti aggiungendo prima dei punti della delibera generale i seguenti 4 punti. Delibera di attivare il procedimento declaratorio di sclassificazione dei terreni gravati da uso civico individuato nella penisola di Magnano in atto l'avvocato Sandro Pasquale e identificato in cadastro al foglio grigio nelle particelle 619, 618 e 898. Dare atto che i suddetti terreni hanno ormai perso da tempo irrimediabilmente la conformazione fisica e la estensione funzionale di terre civiche all'uso agricolo, boschivo e pascolino. Dare mandato al sindaco e al settore terzo competente di portare la Regione a tutti gli standard di stratificazione, di alienare subordinatamente al positivo esito la procedura di cui i punti 1, 2 e 3, i valori del richiedente Zuri Nicola Gianluca, delle chiamate particelle del terreno numero 618, 619 e 898, e poi tutto il resto così come è individuato nella delibera. Insomma, non va che domina, cioè il discorso, come ripeto prima, noi prima diciamo delibera di attivare il procedimento declaratorio eccetera, dare atto che i soggetti di Arena non è persi, dare mandato al sindaco, di alienare subordinatamente e poi diciamo di dare atto che appartiene al patrimonio, oppure di autorizzare l'alienazione, cioè. Io credo che dire, vuole prendiare, non è un problema, sì. Ormai io faccio una questione di coerenza, siccome si fa ironia sulle mie appunti, io vorrei solo, cioè vorrei che il consiglio tira sempre un atto che sia formalmente corretto, no? Sono perfettamente d'accordo con quello che dici, ho letto ciò che l'ufficio predispone. Non va bene, non va bene, ciao. Allora, il quinto e il sesto capoverso fanno le pennate e il primo capoverso aggiungiamo dopo 618 e parte della particella 898. Sì. Sì. Ma non è più semplice tornare il consiglio per l'alienazione dopo che c'è stata la classificazione? Perché non ci troviamo? Perché dobbiamo fare due messaggi? Perché hai riportato il consiglio? Allora, leggiamo di attivare il procedimento declaratorio fino a 618, va bene? E poi aggiungiamo E 898 in parte. Fino al punto 4, dopo 619 aggiungiamo 898 e eliminiamo i punti 5 e 6. Leggo il dispositivo.
Alienazione di una porzione di area di proprietà comunale appartenente al patrimonio pubblico ubicato tra via della Penna e via Paolo Urbino. Dov'è? Ci aggiungiamo al titolo previa demanializzazione? No, no. E quindi? La rubrica era l'oggetto verifica di manianza, acquisizione al patrimonio comunale di aree definite sclassificate, quindi magari si può dire acquisizione al patrimonio comunale di area definita sclassificata, alienazione, non lo so. Quindi allora, prima di alienazione ci mettiamo acquisizione al patrimonio comunale. Di area definita sclassificata e alienazione ai fini dell'alienazione, se va bene così. Allora, acquisizione al patrimonio comunale di area definita sclassificata e alienazione di una porzione di proprietà comunale appartenente al patrimonio ubicato tra via della Penna e via Paolo Urbino. Dopo aver letto le premesse, delibera di attivare il procedimento di declaratoria di sclassificazione dei terreni gravati da uso civico individuati nella sentenza di Maniano redatta dall'avvocato Sandro Pasquali e identificati in cadastro al foglio 15 con le particelle 619, 618 e 898 in parte. Di dare atto che i suddetti terreni hanno ormai perso da tempo e irrimediabilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terre civiche ad uso agricolo, boschivo e pascolino. Di dare mandato al sindaco e al settore terzo competente di inoltrare alla Regione Abruzzo istanze di sclassificazione, di alienare subordinatamente al positivo esito delle procedure di cui i punti 1, 2 e 3 in favore del richiedente Zulli Nicola Gianluca le richiamate particelle di terreno numero 618, 619 e 898 e a tal fine di stabilire che la porzione di area da alienare è quella individuata dalla planimetria legata fissata dal responsabile del terzo settore e unita alla presente quale parte integrale e sostanziale della superficie complessiva di 29,06 metri quadri e sarà precisamente individuata previa redazione di tipo di frazionamento da redigersi ancora in spesa del richiedente. Di stabilire sin da ora che il costo dell'alienazione ammonta a complessivi euro 6.400, come determinato nella relazione tecnica di stima a firma del responsabile del settore terzo, lavori pubblici, espropriazione di demanio, patrimonio e servizi. Di precisare che detta vendita non comporterà oneri per questa amministrazione e tutte le spese occorrenti, notarile, di frazionamento catastale, oneri di cultura e quanto altro occorrente per definire la pratica saranno a totale carico della parte acquirente. Chi è favorevole? Chi è contrario? All'unanimità favorevoli? Si approva.